Un saluto agli amici di Mitico Snake e benvenuti con un nuovo video per la rubrica Mitico Rubik, ovvero la rubrica dedicata solo ed esclusivamente al cubo di Rubik. Allora, per chi si fosse perso tutti i miei video precedenti pubblicati, se qua in alto a destra nelle schede, nella descrizione e alla fine di questo video troverà la playlist con tutti i video della saga Mitico Rubik pubblicati fino adesso. Allora, ritorniamo a noi. Nel video precedente abbiamo visto come portare, ovvero come costruire la croce sull'ultimo strato del cubo, ma in questo video andremo a vedere come andare a portare tutti i cubetti con il colore dell'ultimo strato verso l'alto. Quindi direi di non perdere altro tempo e di andare al banco subito dopo la sigla. Amici di Mitico Snake, eccoci qua nella quinta parte vera e propria della soluzione del cubo di Rubik 3x3x3, ovvero la parte che ci consentirà di portare tutto il colore dell'ultimo strato verso l'alto dopo aver costruito la croce. Ok, nel video precedente avevamo visto come andare a portare la croce sull'ultimo strato del cubo, ma in questo video andremo a vedere come portare il colore dell'ultimo strato verso l'alto dopo aver costruito la croce, e di casi in cui potete ritrovarvi ne sono ben 7. Adesso li andremo a vedere ad uno. Allora, il primo caso in cui potreste ritrovarvi è questo qua, ovvero dopo aver costruito la croce vediamo che abbiamo un cubetto con il colore dell'ultimo strato già verso l'alto. Ok, lo lasciamo stare così, ma oltre a lui dobbiamo trovare un cubetto dell'ultimo strato che guardi di fronte a noi. Lo andiamo a vedere ed eccolo qua. Allora, quindi la configurazione da seguire è questa qui. Quindi il cubetto dell'ultimo strato che lo metto qua da questa parte, mentre invece il cubetto che guarda di fronte a noi lo troviamo sul lato sinistro. Quindi lasciamo questa configurazione, ok? E i cubetti del colore dell'ultimo strato da portare verso l'alto ne sono 1, 2 e 3, ok? Adesso vi ripeto la configurazione in modo da poterla seguire correttamente, che già ve l'ho detto prima, è questa qui. Cubetto con il colore dell'ultimo strato lo lasciamo qua alla nostra destra, mentre invece il cubetto con il colore dell'ultimo strato che guarda verso di noi, in questo caso dal lato sinistro, e partiamo proprio dal lato sinistro ad eseguire l'algoritmo che ci consentirà di portare sopra il colore dell'ultimo strato. Allora, partiamo subito. L'algoritmo è il seguente: faremo L'U', 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 L' ed ecco che abbiamo portato il colore dell'ultimo strato verso l'alto. Un altro caso in cui potreste ritrovarvi durante una vostra solve, ovvero risoluzione del cubo di Rubik, è questo qua. Un caso simile a prima, anzi uguale a prima, solo che questa volta l'algoritmo lo andiamo ad eseguire dal lato destro. Quindi configurazione, in questo caso il cubetto che già ha portato sopra il colore dell'ultimo strato lo lasciamo alla sinistra, mentre invece il cubetto con il colore dell'ultimo strato che guarda di fronte a noi lo lasciamo sul lato destro. Quindi la configurazione è questa: cubetto già verso l'alto dal lato sinistro e cubetto che guarda di fronte a noi sul lato destro. Ed andiamo ad eseguire il seguente algoritmo che ci consentirà di portare sopra 1, 2 e 3. Ok, quindi partiamo subito. R U R U2 R' ed ecco che abbiamo portato, anche con il secondo caso, ovvero speculare al primo, ci ha consentito di portare il colore dell'ultimo strato verso l'alto. Il terzo caso in cui potremo ritrovarci durante una risoluzione del cubo di Rubik durante una nostra solve è quest'altro, ovvero il terzo caso che vi vado a mostrare. Dopo la croce mi accorgo che nella parte alta troviamo già due cubetti con il colore dell'ultimo strato già verso l'alto e devono essere portati sopra gli altri due. Allora, qual è la configurazione? Lasciamo questi due qui nella parte bassa già portati verso l'alto, mentre invece gli altri due che devono
essere portati verso l'alto, ok, eccoli qua, dobbiamo lasciarli sul retro del cubo, ok? Quindi in questo modo qui. I due cubetti già portati verso l'alto vanno lasciati qui, mentre invece gli altri due cubetti da portare verso l'alto dobbiamo fare in modo che guardino sul retro del cubo in questo modo, ed andremo ad eseguire il seguente algoritmo: R' U2 R F U' R' U' R U F'. Ed ecco che abbiamo portato sull'ultimo strato anche con il nostro terzo caso. Il quarto caso che vado a mostrarvi è il seguente. Mi accorgo che dopo aver composto la croce sull'ultimo strato del cubo, vedo che non ci sta nessun cubetto con il colore dell'ultimo strato portato verso l'alto oltre la croce. Ok, allora vediamo un po' qual è la configurazione da seguire. Vi dico subito i cubetti che devono essere messi dal lato sinistro, perché è così che voglio farvi partire. Allora dobbiamo trovare due cubetti d'angolo con il colore dell'ultimo strato che guardano sul nostro lato sinistro, ed eccoli qua. Quindi i nostri due cubetti d'angolo con il colore dell'ultimo strato, eccoli qua, vedete, arancione, dobbiamo fare in modo che guardino sulla nostra sinistra, quindi li mettiamo in questo modo qua, ok? Ed andiamo ad eseguire l'algoritmo dal lato destro facendo il seguente: R U2 R2 U' R2 U' R2 U'2 R. Ed ecco che abbiamo portato verso l'alto tutti i colori, ovvero i restanti cubetti del colore dell'ultimo strato verso l'alto, anche con il nostro quarto caso. Ok, vediamo un po' qual è il nostro quinto caso che potrebbe capitarci durante la risoluzione del cubo di Rubik. Allora, se dopo aver portato la croce dell'ultimo strato verso l'alto, ovvero dopo averla composta, mi accorgo che ho già due cubetti d'angolo con il colore dell'ultimo strato portati già verso l'alto, ne restano altri due, ovvero questi due qua. Allora, la configurazione da seguire è questa qui. Allora, i due cubetti d'angolo li lasciamo sulla nostra destra e dobbiamo fare in modo che i restanti due cubetti d'angolo con il colore dell'ultimo strato deve guardare uno di fronte a noi e l'altro sulla retro del cubo, ok? Quindi configurazione è la seguente: i due già portati verso l'alto a destra, un cubetto d'angolo con il colore dell'ultimo strato che guarda di fronte a noi e l'altro che guarda sul retro del cubo, quindi devono essere messi uno di spalle all'altro, quindi in questa configurazione qua. E l'algoritmo da seguire è questo qua. Vi ripeto ancora una volta, se ci ritroviamo in questo caso, se riusciamo a riconoscerlo: cubetti d'angolo già portati verso l'alto a destra e altri due cubetti da portare verso l'alto, uno che guarda di fronte a noi e l'altro che guarda sul retro del cubo. E l'algoritmo è questo qua. Facciamo L F R' F' L' F R F'. Ed ecco che abbiamo portato i colori dell'ultimo strato verso l'alto anche con il nostro quinto caso. Allora, vediamo un po' come si presenta il sesto caso dopo aver composto la croce sull'ultimo strato del cubo. Allora, se dopo aver composto la croce sull'ultimo strato del cubo mi accorgo che ho due cubetti d'angolo con il colore dell'ultimo strato portati già verso l'alto, e due cubetti d'angolo in questo caso sono due opposti, ovvero uno opposto all'altro, stanno in diagonale, ok? Quindi croce e gli altri due cubetti d'angolo stanno uno in diagonale all'altro. Quindi la configurazione da seguire è la seguente. Allora, i due che devono essere portati verso l'alto, ok, dobbiamo fare in modo che guarda uno di fronte a noi
qua e l'altro che guarda sul lato sinistro del cubo, ok? Quindi uno deve guardare qui e l'altro che guarda da quest'altra parte, e dobbiamo fare il seguente algoritmo. Allora, ribadisco la configurazione, i due cubetti d'angolo che stanno già portati verso l'alto in modalità diagonale, ok? In questo modo. Gli altri due da portare verso l'alto sono 1 e 2. Uno deve guardare di fronte a noi, l'altro che guarda sul nostro lato sinistro, ed eseguire questo algoritmo qua. F', L, F, R', F', L', F, R. Ed ecco che abbiamo portato anche con il nostro sesto caso tutti i cubetti d'angolo con il colore dell'ultimo strato verso l'alto. Ed ecco che siamo arrivati al settimo ed ultimo caso per quanto riguarda il colore dell'ultimo strato dopo la croce. Allora, questo caso potrebbe essere simile al quarto caso che vi ho mostrato, ma la configurazione è ben diversa da quello là. Allora, mi accorgo che dopo aver composto la croce dell'ultimo strato mi mancano tutti e quattro cubetti d'angolo con il colore dell'ultimo strato verso l'alto, come potete vedere, quindi abbiamo solo una croce e i cubetti d'angolo li teniamo qua. Quindi la configurazione da seguire è la seguente: dobbiamo trovare due cubetti d'angolo che guardano di fronte a noi, come in questo modo, ok? Eccoli qua, e altri due cubetti d'angolo che guardano sul retro del cubo, eccoli qua. Quindi dobbiamo mettere il cubo in questo modo, configurarlo in questo modo: i due cubetti d'angolo che guardano di fronte a noi e altri due cubetti d'angolo che guardano sulla parte opposta, sul retro del cubo, ed eseguire il seguente algoritmo: F, R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', U', F'. Ed ecco che anche con il nostro settimo ed ultimo caso siamo riusciti a portare tutti i cubetti d'angolo con il colore dell'ultimo strato verso l'alto dopo aver composto la croce. Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Allora, come avete potuto vedere, dopo aver costruito la croce sull'ultimo strato del cubo, i casi in cui potremmo ritrovarci durante una sola, ovvero una nostra risoluzione, ne sono ben 7. Quindi cosa posso dirvi? Imparate a riconoscere il caso e ad applicare l'algoritmo inerente a quel caso. Anzi, un'altra cosa: visto che siamo arrivati fino a questo punto, disfate il vostro cubo fino ad imparare e riconoscere tutti e 7 i vari casi dopo la croce dell'ultimo strato. Va bene, io ho detto già tutto, ho parlato anche fin troppo. Cosa devo dirvi? Fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti, lasciando tanti bei pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto, arriva l'animazione. Eccola qui, l'animazione che vi ricorda di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividere questi video perché aiutano molto il canale. Per voi è gratis, ma per me è un grandissimo aiuto. Voglio ricordarvi che sono presente anche su Instagram, @mythicalsnake, ve lo ricorda sia l'animazione, ma vi lascio il link anche qua in basso nella descrizione. È diventato il mio social primario, dove posso stare in contatto con tutti voi e perché no magari scambiarci qualche chiacchiera. E noi ci vediamo sempre qui domenica mattina con un nuovo video. Ciao!